Buongiorno, buongiorno qui dal ristorante Il Pomodorino, che abbiamo davanti uno spettacolo incredibile, perché abbiamo a sinistra, guardando la Torre del Mangia, e di fronte il Duomo di Siena. Quindi, quando abbiamo detto queste due cose, abbiamo detto due spettacoli della città di Siena. Oggi è il 1° luglio, sarebbe giorno di palio, con le prove della mattina. Stasera ci sarebbe la prova generale, invece siamo qui a tavola. Vedete, ve li faccio vedere. Accanto a me ho la dottoressa Lucia Pardini, buongiorno, buongiorno, che è la signora che ha fatto tutta la scrittura dei ragazzi, quasi tutti loro che sono qui, che poi vi faccio vedere. Buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai telespettatori. Sono una grafologa e ho fatto il profilo professionale a questi ragazzi, quindi niente, per dare un contributo grafologico sul profilo professionale e anche per la formazione, che è molto importante, diciamo, per quanto riguarda il loro lavoro, lo schema corporeo, perché una buona acquisizione dello schema corporeo vuol dire molto, cioè lavorare con minor fatica e raggiungere meglio l'obiettivo. Benissimo. Poi c'è Claudia. Ciao Claudia. Buongiorno a tutti. Poi accanto a Claudia abbiamo Rocco Betti. Ciao, buongiorno. Antonio Francesco Mula. Buongiorno a tutti. Di fronte a lui c'è Giovanni Puddu. Buongiorno a tutti. Alessandro Cezzosimo. Buongiorno. Novello sposo, tra l'altro. Marco Bitti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questo è Alessio Giannetti e accanto a me c'è Federico Guglielmi. Buongiorno a tutti. E queste sono le speranze del Palio di Siena, no? I giovani che sono lì, come dico sempre, ai blocchi di partenza, pronti a scattare, aspettando che arrivi questo momento di vita, giusto? Sì. Allora, Claudia, vuoi dire qualche cosa? No, diciamo che è un 1° luglio particolare, però è sempre un'emozione, perché come hai detto te, qui c'è il futuro del Palio. E alcuni di loro hanno avuto già la fortuna di vestire un giubbetto di una contrada, quindi io partirei proprio con questo, magari con Antonio e poi anche gli altri. Che emozione è fare una prova in una contrada, nel tuo caso grande come il Bruco, insomma, che emozione è stata? Beh, è stata una grande emozione, e sarà una cosa che sicuramente non mi scorderò mai, me la terrò sempre con me, diciamo, via, e niente, l'emozione è bellissima. E da uno all'altro, accanto a me c'è un altro che ha fatto la prova. Allora, visto che siamo partiti con questo, siamo arrivati quasi alla fine, invece al principio, no? Al principio di quello che può essere un futuro. Prova nella lupa. Sì, dai, è stato il coronamento di un percorso che c'era con questa contrada, e è stata una bellissima emozione. Insomma, anche per il rapporto che c'era, e sicuramente poi da senese credo che sia anche un valore aggiunto, insomma, che quando vai in giù in piazza dietro al cavallo la contrada ti si spacca il cuore davvero.
Bene, queste sono tutte cose che... Però Cerante ha fatto la prova. Tra l'altro ha fatto la prova e poi ha anche vinto il palio la contrada perché ha buttato nella tartua. Quello anche lei fede, è vero, già, vero. Anche fede. Quindi sono due giollini, sono, eh. E fa la prova allora un ragazzo giovane, porta fortuna, perché due su due, quindi, diciamo. Questo è un messaggio importante. Antonio l'ha sfiorato, perché sarà alla quarto. Fine l'ha sfiorato, sicché porta fortuna. No, a parte gli scherzi, è bello, una bellissima emozione e di sicuro si parte da lì, come era magari una volta che ai ragazzi giovani gli veniva permesso fare le prove, cioè era, te Camillo ce lo puoi dire, il palio che hai vissuto te magari sotto quel punto di vista anche per noi giovani era un bel trampolino di lancio fare una prova, no? Anche se poi magari dopo scendevi, però venivano creati dei rapporti. Adesso diciamo uguale, però penso sia un po' più difficile arrivare a montare il palio, però lavoriamo per questo e andiamo avanti. Di sicuro fare una prova, indossare un giubbetto è veramente respirare aria di palio, ecco, quello sì. Bene, questi poi tutti sono quasi, dunque lui è Giovanni Puddura insieme a Giuseppe Zetti. Andiamo proprio da... a vedere Giuseppe, Giovanni, scusa, che com'è lavorare con Giuseppe? Te lo ridomandare, è dura, eh? No, dura no, lavoro come gli altri, uguale, c'è da fare, c'è da montare, c'è da imparare. Dunque te che in piazza hai fatto le notti, ci facciamo un po' un breve... Prove di notte, la tratta e niente. Bene, le vogliamo vedere la regia mentre parliamo. Giovanni Puddu, li vediamo fare la... Io prima gli vorrei far vedere una cosa, però. Quando ha vinto a Castel del Piano il Pioli. Sì. Perché non c'è, non trovo dei filmati per vedere bene Mociano. Allora andiamo a vedere se la regia ce lo mette quando vince il Pioli a Castel del Piano. Perché tra l'altro, come fece anche lui... i primi anni, quando che gli vince un Pioli davvero bello, anche lui ha vinto un premio Pioli con Remo II, niente male, eh? Da dietro? No, era, diciamo che mi è venuta bene, dai, mi è venuta una bella corsa davvero, ero molto soddisfatto e contento. E poi insomma c'era Mannucci, c'era Congiu, ha vinto un paio di volte con infatti da battere era il cavallo del Congiu, il più favorito si può dire. Vabbè, se ci vediamo, tanto la vediamo arrivare quando c'è. E invece allora, mentre aspettiamo che arriva il filmato appunto di Castel del Piano, sentiamo il novello sposo. Com'è stato sposarsi? Bello, bello, una bella emozione. Stava una bella giornata e sono contento. Francesca dice? Contenta. Siamo contenti, penso sia una giornata e... che chiaramente non ci si scorderà mai, né io né lei, e da oggi inizia un'altra vita per noi, diciamo. Te sei la scuderia Sampieri e c'hai insieme a Di Leo. Sì. Insieme a Di Leo, scusate, avevo abbassato il microfono, sono abituato. E ci avete diversi cavalli. Sì, ora ce n'è 8 il lavoro. E soprattutto c'avete una mia coccola, no? Tempesta. Sì. Sì, purtroppo speriamo che quest'anno... Ecco, scusate, vediamo vai. Il più... Che... Raccontalo te, Giovanni. Racconto. giù sparivano. Purtroppo lì la piazza ci vuole... Descrivi, è già adesso sempre secondo qua il Mannucci prova a stringermi, poi ripassa secondo il Congiu, infatti ripassa lui e niente, poi qua con un po' di fortuna prova con l'attacco e riesco a sfilare bene. Insomma, passare di fuori anche in quella curva non è poi proprio una cosa semplicissima, vero? Bisogna, insomma, è una pista impegnativa, sicché bisogna
insomma, passare di fuori non è mai facile, bisogna averci il cavallo e bisogna avere anche l'orologio per farlo, quindi è stato bravo. Ok, ascoltami, ma volevo andare a qualche prego. Appunto, volevo sottolineare che lui con molta umiltà giustamente l'ha descritta quasi come una cosa naturale, no? Invece, come ha detto giustamente Federico, io un po' più grandicella, quindi ho ricordi anche dei fantini del passato che sottolineavano che la pista di Castel del Plano, e me lo dirai te per primo Camillo, non è facile come sembra, e quindi è una bella prova, insomma, da parte di un ragazzo giovane, e quindi è giusto dargli dei meriti, ecco. Diciamo che mi è andata bene, ecco. No, mi piace farlo vedere, perché so una pista appunto è impegnativa, non è una pista che ci vai. Andà bene quando vinci il Superenalotto, quando no, è quando fai queste manovre qui, si sta anche bravo, bisogna dirlo, nel senso, è uno quando si impegna, lavora tutto l'anno e si allena e fa queste manovre qui, è stato bravo, è giusto riconoscerlo. Quello... se vince il Superenalotto sei stato fortunato. Quello lo confermo anch'io, è stata una bella soddisfazione, perché è vero, anche questi piccoli vittori ti ripagano, è una cosa, ti ripagano tanto. Che poi tra l'altro io nel commento lo dico, quindi non è... c'è energia, c'è... Ecco, un altro che c'ha a che fare con un altro soggetto niente male, vero, sì. Marco? Sì. Poi Marco... a volte facciamo un'intervista e non sappiamo invece che sei un leggitore, sei uno che legge tanto. Sì, mi piace leggere. Qual è la cosa che preferisci leggere? No, libri della Sardegna, basta, la storia della Sardegna, dai. Quella è la cosa. E invece ora c'hai questo, se lo vogliamo vedere, regia, Marco Bitti con Ardavli Mociano del 22-6. Mentre parliamo poi la cerca. Sì, sì. Anche te ora cominci a essere... Grandicello. Grandicello. L'esperienza. No, giovane, però... Dai, è un po' che sono a Siena, da 2014. Quindi inizio a essere un po' più maturo, dai. Penso ora almeno di aver raggiunto... la maturità giusta. È pronto lo sparo, speriamo che si trovi questa pandemia, perché qui se no... Speriamo intanto che si risolva questa situazione. Eccolo, vale. Poi... Sì, questo c'è. Raccontaci di questo cavallino nuovo. È un cavallino nuovo, un inesperto, però sta andando molto bene. Ultimamente già il lavoro era migliorato tanto, quindi sta venendo avanti. È bellino, vai. Ora poi c'è da vederlo in piazza e tutto, però è bellino, molto. Questo, infatti, l'abbiamo visto dall'anno scorso, l'ho visto che ci andava bene. Il cavallo, tra l'altro, non ha corso mai. No, infatti. Proprio acerbo, tutto da fare, però... Sì. Però sta andando bene. E invece, i programmi che c'hai per questo anno? Se riusciamo a vedere correre qualcosa? Ora vediamo, dai. Vediamo intanto di... si riprenda un po' tutto, di avere un po' più di certezza. Entrambi lavorano con due fantini, insomma, già vincitori d'Italia. Cioè, parlate, è la mia curiosità, come lui ha detto giustamente, è il lavoro, quindi mi vedo l'immagine di Gingillo che lo mette un po' al pezzo anche in maniera forte e tosta, magari essendo uscito dalla scuderia del Bruschelli, parlo di Giuseppe, gli è rimasto un po'... E invece da Carlo Sanna, parlate anche di Palio, come immaginiamo noi a Siena, sai, sono un po' romantica, quindi immagino che voi fate anche delle chiacchierate di Palio, quindi vi raccontano delle cose, oppure solo lavoro schematico, molto freddo. Parla un po' di tutto. Qualche emozione, ve la scambiate, magari qualche cosa più o meno bella, magari Giuseppe ha una carriera un po' più lunga, quindi ti ha raccontato anche delle cose, sia il buono che il brutto del Palio, ti avrà detto, immagino. Sì, qualcosa. Microfono. Sì, ogni tanto, stando sempre nel limite, glielo chiedo anche perché sono curioso anch'io, e sì, gli chiedo il bello e il brutto del Palio,
perché purtroppo c'è anche il brutto. Appunto, quindi, infatti te l'ho detto. E purtroppo c'ha qualcosa da raccontarmi anche del brutto, quindi gli chiedo perché sono curioso. Non trascendo nei dettagli, però sì, glielo chiedo. Rocco, anche questo si parla di vincitori di pari, è stato l'ha cresciuto ippicamente Jonathan Bartoletti, altro soggetto della CGM sono al comando. No, non si sente, prende questo? Sì, va bene. Sì, sì, Cami. Sono stato 4 anni con Jonathan e io, sì che insomma, se si parla come dicevano Marco e Giovanni, di lavorare, di imparare, lì è un'altra bella scuola. Sì. E poi abbiamo visto le squadre, abbiamo domande che già ti ho fatto, le rifacciamo. E poi dopo il passo da andare da soli, c'hai la scuderia, quanti cavalli? 6. Ce n'è aggiunto uno, lo so. No, ce ne ho sempre avuti 6. Quello di Orso. Perché uno non l'hanno preso a protocollo. Ah, ok. E crescere, quanto sei riuscito a questo punto a stare da solo? Ma quanto sono cresciuto? Si cresce dal punto di vista, insomma, c'è da gestire tutto, c'è da organizzarsi, il lavoro dei cavalli, il lavoro di tutte le cose, delle corse, di tutto, anche se insomma, in questi anni vedrai, c'è po', però comunque sia, insomma, se cavalli... Col tuo trinchè, mentre parliamo, diciamo la regia se ci prepara Mociano di Rocco Betti con Trinchè. Prego, Trinchè, tuo cavallo Trinchè. Sì, è stato... Vabbè, ma a Mociano non è che ho fatto chissà cosa con lui, insomma, però è bravo, anche perché non è che lo devo provare più di tanto, ecco, via, diciamo. Eccolo lì. Questo è... No, questo non è Trinchè. No. È quello di Silvano, è Amarcord. Ah. Allora, Alfonso Caffolone. Gli è passata la... Allora, amici, qualche secondo di pubblicità. Allora, siamo in diretta, stavamo vedendo appunto quella lì, quella batteria a Mociano con Marco De Mores che montava. Rocco Betti, eccola qua. Ma io sono partito e ho fermato. Metti il microfono vicino alla bocca, se non si sente. Sì, no. Dicevo, sono partito e ho fermato subito. Male. Ma... Quello davanti è Marco. È Marco. È quella di prima. Allora, ho fatto gli ordini, Camillo. Scusate, ho sbagliato io a montare il filmato. Vabbè, doveva correre a Folloni al cavallo Silvano, di Silvano, e mi ha detto parti e basta, e ferma. E fai 3 giri così in mano. Ed è, prima o poi si parlava tutto sardo, invece l'abbiamo Sardi e abbiamo... Senesi, abbiamo anche pistoiesi, toscani. Sì. Com'è il rapporto fra voi? Ma io... Sa un bel rapporto tra tutti, dai. Si ride, si scherza. Poi quando siamo a correre, ognuno... No, vabbè. No, sa un bel rapporto, dai. Ciao, bello. Se avete visto il commento che ha fatto lui su Giovanni, è stato invece molto... Molto bello, insomma, no? Tra ragazzi uno che esalta la cosa che ha fatto l'altro e gli fa onore. Io credo che sia una cosa giusta, anche perché secondo me la competizione deve essere in pista. Poi quando siamo a terra non vedo perché io devo screditare un altro o lo devo sminuire. Nel senso, se è stato bravo è stato bravo, se non è stato bravo saranno gli altri a giudicare. Ma perché devo sminuire un mio avversario quando invece è stato bravo? Io credo che
ci deve, io credo che ci debba essere anche un po' di solidarietà tra di noi, perché io vedo che in questo lavoro ultimamente c'è un po' di astio, nel senso, tra l'uno e l'altro. Invece secondo me bisognerebbe fare un po' come ladri di Pisa, nel senso, quando siamo in pista siamo avversari e quando siamo a terra siamo amici. Beh, vedete, la dottoressa ha fatto l'esame della scrittura a questi ragazzi e mi diceva che sono veramente ragazzi in gamba. Danno tutto loro se stessi in questa professione, sono veramente in gamba. Infatti ha ragione questo ragazzo, come ti chiami? Guglielmi, bravissimo anche lui, che ho analizzato la sua scrittura. E ha ragione di dire, quando siamo in competizione si corre e si... Sì. Poi fuori siamo amici, si sta insieme e ci godiamo la vita. Bravissimo. Secondo me è questo lo spirito giusto. Poi, nel senso, io la vedo così. Io, che è chiaro, c'ho magari il rapporto con qualcuno di più, con qualcuno di meno, ma nel senso, io credo che quando siamo in corsa ci si scanna e quando siamo a terra io credo che bisogna essere tutti buon con la pace, insomma. Ecco, prego. Riguardo a questo, sono 2 anni che non ci sono praticamente corse, quindi siete soltanto impegnati a Mociano, qualche corsetta a Vista o Asti, però insomma la competizione a dei giovani come voi quanto manca? O anche per preparare i cavalli, ecco, una mia curiosità, manca tanto? Nell'aria, parecchio. Microfono. Sì, sicuramente manca tantissimo, anche perché le corse, alla fine, per noi che vogliamo fare questo mestiere, è lo stimolo maggiore. Quindi non hai le corse, come il calciatore che si allena e basta e non va mai in partita. Dopo un po' stanca. E quindi manca poi anche per i cavalli? Quello. Sì, sicuramente. Però i cavalli, bene o male, corrono all'ippodromo, che non è la stessa cosa, però stanno un po' più in movimento, sono più scaldati, sì. Invece per voi è un po' più difficile, ho capito. Antonio, ora dicevamo loro lavorano, hanno lavorato con gente a Vittor Pali, te invece anche. Anche e poi io. Sei venuto a mancare proprio quello, si becca di andare avanti. Senti, ora un minimo di tristezza bisogna metterlo, perché te hai vissuto 5 anni, no, con Andrea. Non sono poi un soggetto, poi come era, un soggetto che era Andrea, con tutto il cuore lo dico. Com'è stata? Come è ora? Sei da solo praticamente, no? Ti sei spostato con 3 cavalli, amico, Tero e Zebrino. Giusto. Come dicevi prima della crescita, no? Ho fatto la ritrovarci, cioè, come crescere da solo. Ti avvicino il microfono. Io sinceramente non volevo crescere così in fretta, per dirti la verità. Volevo ancora rimanere nel limbo di prima. Però purtroppo la vita è questa, ci mette delle cose davanti e bisogna affrontarle con il massimo della forza. E niente, mi è toccato crescere tutti assieme e si continua. No, dicevo, mi è toccato crescere tutto insieme e vabbè, si va avanti, Camillo, avanti. Chi si ferma è perduto. Senti, mentre la regia ci manda il tuo filmato di Mociano con Volpino, Antonio Mula, qual è il ricordo di Andrea? L'insegnamento principe che ti ha dato Andrea? Vivere la vita, sorridere, non avere malumori e le mattine andare a dormire sereni tutte le sere. E quello diceva lei sul palio invece? Parlando di ti diceva che cosa? Oppure ti ha lasciato su e capito a te? Come... No, ce ne è parlato tantissimo di palio. Con uno come lui era anche scontato parlare di palio, no? Sì. Poi per uno... Lo prendeva. Guarda la telecamera, guarda gli spettatori. Lo prendeva abbastanza bene, cioè per lui il palio era vita, sì, che se ne parlava tanto. Intanto ci vediamo un Volpino, tra l'altro
andato molto bene. Si discuteva tanto di Palio, tanti insegnamenti sia a cavallo che soprattutto a terra, perché come diceva lui, a cavallo tante prima o poi saremmo tutti buoni, il Palio va a terra, che è più difficile farlo a terra. E qui c'hai un Volpino. Volpino, ti sei divertito, andava molto bene questo cavallino. Sì. Beh, raccontalo, se ti vedi tanto. È un cavallo che va bene, ha già fatto le prove di notte, ha già fatto la tratta, è un cavallino secondo me tra i 10 ci può anche stare, dai. È andato veramente bene, lo dico anche nella rona, non si sente, però è andato veramente bene. E visto che parliamo di tratta e di cavalli a Mociano, andiamo anche a sentire Alessandro Cersosimo con questa tempesta, quando poi è finita questa ce lo fa vedere la regia, Cersosimo Mociano, che monta questa tempesta a Croia. Te invece sei passato Tittia, poi sei stato da Milano, alla fine sei andato da solo. Sì, dopo quelle due esperienze, prima da Giovanni e poi da Massimo, ho fatto la scelta di andare da Giuliano Sampieri e niente, hanno deciso di lasciarmi da solo. Ora si è aggiunto Gianluca Di Leo con questi cavalli. Di Leo, ragazzo di mestiere, sì, qualcosa da imparare. Ha lavorato tanto e la mattina c'è da imparare, e poi penso ci sia da imparare da tutti, specialmente da delle persone che hanno lavorato con dei profili importanti dell'Ippica nazionale e internazionale. Cioè, da imparare tanto, perché sono stati in dei posti, hanno montato cavalli che hanno fatto la storia dell'Ippica. E niente, ci sono questi 8 cavalli, il lavoro, e si cerca di tirare fuori il massimo da tutti, sperando che si faccia qualcosa in più. Lei dicevi te prima, speriamo che ci sia uno straordinario o un Palio al più presto, perché sono anni persi, e questi cavalli vanno, purtroppo crescono e si perdono degli anni, e si perdono dei cavalli per il Palio di Siena, per la città. Bene, allora mentre aspettiamo di vedere poi questa Mociano, qualche minuto di pubblicità. Siamo tornati in diretta, come vedete, quando atterriamo le spente, come diceva Laura, si scatenano, perché sì, fanno, si animano tutte, di più. Si animano di più. Allora, però, infatti mi piace ribadire quello che mi diceva invece a carte, proprio Marco, io condivido in pieno il pensiero di Guglielmi, giusto mi hai detto? Prego. Perché, diciamo... No, è giusto. Alla fine... Tutti i ragazzi che facciamo lo stesso lavoro, ci impegniamo tanto, tutti hanno un obiettivo. Fin quando si corre va bene, poi a terra non è che bisogna essere uno contro l'altro, ecco. Anzi. Intanto si comincia anche a mangiare, perché si comincia anche a fame. Che ci presenti? Allora, perfetto. Prego. Allora, serviamo come prima portata una caprese con mozzarella di bufala, pomodorini, fiori commestibili, basilico e un pizzico di sale nero. Ora, con questa stagione è perfetta. Perfetto, fresca. Benissimo, grazie. Prego. Non ripassi? Allora, intanto che noi cominciamo a mangiare, ci vediamo, l'avevamo detto, scusate mi sono intrecciata la lingua, guardiamo quello di la batteria di Tempesta da Clodia di Alessandro Cersosimo, col commento così. Un commento di pronto così a figlierci, vai. Grazie regia. Allora la volta di numero 2, Tempesta Claudia, certo che sì, io mangio, ecco. Fabri. Allora è saltato un attimo il filmato. Mangi? Anche perché c'è anche Giannetti che alla fine ha fatto il passo. Mangia, lui mangia ora. Ora ha messo in moto la canasta. No, ora si mangiava, c'era batteria di Tempesta, si aspettava. Anche te, guarda la telecamera.
Sì, sì, la guardo. Così guardi i telespettatori, non me, che sono meglio di me. Se mai guarda Laura, la signora che accanto a me. Insomma, dicevi a Millo. Dicevo, mi sono messo da solo. Dopo sì. Tanto... No, era allora, ti dico la verità, perché ho avuto due esperienze bellissime. Sono stato dal Bruschelli, sono cresciuto lì, da Massimo Milani. Ho imparato tanto, però da ottobre mi sono messo da solo in scuderia di Monastero. Ora al momento ho 6 cavalli, quella è una scuderia storica, come te ben sai. Ci sono passati tanti cavalli. L'ho fatta io nel 75 insieme a Giuliano Gambelli, Saputello. Pensa te. E sicché anche lì è una scuderia che ci siamo passati in tanti, ora ci sono io. Di sicuro posso dire una cosa, che lì si respira veramente aria di palio anche lì. Ci sono dei box, c'è in fondo un santo, diciamo, di Sant'Antonio, e quindi è bello, dai, io sono contento, una bellissima esperienza, e ringrazio i proprietari che mi hanno dato fiducia e mi hanno portato i cavalli, e speriamo al più presto di iniziare a fare qualcosa. Sì, vabbè, quello è mio, sì. E poi di cavalli dei proprietari ho Vincenzo, che mi è arrivato quest'anno a febbraio, e ho Zarawa, che anche vista un'altra cavalla che l'ho domata io, era da Massimo Milani, e poi me l'ha comprata un proprietario e ce l'ho io a scuderia. E ora ultimamente mi è arrivata anche lì, ringrazio i proprietari della fiducia, una cavalla, una puro sangue, la grigia aveva Andrea, sì, che aveva Andrea, e adesso c'ho la scuderia io per prepararla per Legna, e vediamo che le si riesce. E te vai a Legnano? Sì, vado, parto domani sera e porto su 2 cavalli. A parte quello, ma dicevo proprio per palio. Sì, sono al paliotto nella contrada di San Martino con Andrea Hoghi. Benissimo, quindi anche questa è un'altra esperienza. Quindi ora vi tocca partire sabato sera, andare a prendere sta scaldata a... Vieni anche te? Non lo so, senz'altro ci trovate la Brontolina Emiliana, poi se è il caso per... No, vieni, mi dà una botta di vita, vieni anche te. Tanto è qui dietro. Sì, dietro l'angolo. Allora, poi dunque, se la regia ci fa vedere... Ora appena arriva, io intanto mangio, Mangio, allora... Claudia. No, è bellissimo sentirli parlare, te hai detto quello che appunto io avevo sottolineato, fuori dalle telecamere sono più pimpanti, più vivaci, sarà che sono giovane e hanno bisogno di fare anche è un po' di soggezione, dai, un po' di vergogna penso ci perché sia. Perché Camillo, no? perché mi mette soggezione Camillo con la sua esperienza in piazza, no? No, ci guardano tutti, dai. Vabbè. No, dicevo appunto è molto bello. Alessio giustamente ha raccontato della sua scuderia, te Camillo l'hai creata te, quindi sì, con è bellissima quella scuderia, io sono parzialmente legata perché ci sono stata tantissime volte, ci ho passato tanti pomeriggi da piccolina perché c'è stato anche mio cugino che era barbaresco del Val di Montone negli anni 90, quindi ci ho visto tantissimi cavalli anche abbastanza importanti del palio, e lì... Ma anche ultimamente c'avevi il cavallo lì? Ci ho avuto il cavallo, sì, sì. E c'è passato, cioè, ha fatto un passo. Il mio cavallo gira ogni tanto, ormai tutti lo sanno, sì, che tutti lo conoscono. Sì, c'è passato, è stato un paio di mesi. Però si respira aria buona là. Sì, Allora, Giovanni, mentre aspettiamo di vedere questo bisogno, se ve la fa. Prospettive? Prospettive? Non posso neanche dirtelo, cioè Camillo, cioè, che prospettive hai? Non sai come andrà, non sai se... Cioè non sai ancora come... Facciamoli aprire a quelli che io tanto il palio, che dietro il palio è pronto. Intanto vediamo questa batteria di Alessandro Cerzosimo che peste la croia. Sì, sì, sì. Ecco, entra il numero 1 tabacco.
Allora è la volta di numero 2, Tempesta Claudia Celsosimo, quindi Fabri con Segnata, Guglielmi Winner Ace, e quindi Rodrigo Baio, no, questo non è Rodrigo Baio, questo è Unico Zierese, scusate, Mannucci, Rodrigo Baio e di rincorsa Verano con Marco Bitti, tutti belli, schierati, bravissimi al canapi. Opla, niente, niente di era, solo spinto. Ah, ok, ah, vedi. Poi sarà la volta di Celsosimo, Tempesta, Tempesta la Cloria. Sì, posso sapere, posso sapere. Eccolo bene, tranquillo, tranquillo. Dietro a lui, Fabrico, questa Zegnata. Poi Winner con Guglielmi. Perché l'ha detto troppo convinto, Winner no. Eccolo qui. Poi la volta di Unico Zierese, Mannucci. Quindi Rodrigo Baio, Caria e Bitti con Verano di ricorsa. Vedete, bellini tutti schierati. Uso gabbie, si è spostata Tempesta, ma eccola lì, belli tutti, pinta un po' non su tabacco, ma si diventa. Era incastrato Guglielmi, cioè, erano tutti appicciati, infatti. Eccoli lì. Lo dico, buono. Unico Zierese con Mannucci, buono. Ma tutti, ti attraverso un po' il tabacco, ma il tabacco tanto c'è, cioè, la dimostra un po' il cavallino, lo sappiamo. Dietro a lui c'è Guglielmi, Winner. Eccola, ora si infila tutti, vediamo Bitti sta guardando, tanto è inutile si entra, sono schierati, poi l'annulla, perché ripeto, non sono orse, sono addestramenti, quindi non c'è assolutamente la competizione, ma è solo per controllare lo stato dei cavalli e la loro attitudine a questo tipo di pista, queste partenze, e poi si trovano in piazza del campo. Vediamo ancora, ecco là si è infilato Guglielmi, questo è fuori Celsosimo, Tempesta, vuole andare a prendere il suo posto, perché è il secondo, ecco, si è infilato, ora è dietro Fabri, questa Zegnata, ecco, è girato Pacini, ecco, si rimette al suo posto, al primo, un tabacco, è fuori, hanno pintato fuori Fabri. E non c'è competizione, però da andare bene avanti, piace a tutti. E quindi cerca, l'hanno messo fuori, ecco, si mette di qua, accanto a Unico Zierese, a Mannucci, che se stai accanto a lui, tanto lontano dalla partenza, alla fai, perché è uno di quelli partitori, come si dice. Comunque tutti a valle, eccoli lì, sono tutti schierati, rabiti, cerca di prendere l'attimo, buono anche per sé, eccoli va, e va via appunto
Mannuccio va molto bene anche, c'è il Sosimo lì dentro con Tempesta che sta girando in testa, secondo il Fabbri, con Zerappo di fuori passa, oplala, di fuori passa Guglielmi, avanti ancora, opla, la terra. Bene, dopo avete visto questa batteria, lunga era perché non l'avevo tagliata, intanto abbiamo approfittato per mangiare questa, tra l'altro caprese, che la mozzarella era speciale. Allora, mentre poi ora parliamo un attimo con Frido Guglielmi, ripetiamo la batteria di Mociano con la quarta batteria di Mociano di Guglielmi, Federico, con, come si chiamava? Winner? Winnerisi? No, ma quella si è vista ora. Winnerisi. Ah, c'eri ora, vero? Allora, ripetiamogli la... Sarà quella con Ares, non lo so. Quella con Ares, vediamola su. Quanti ce la metto? Cioè, chi è che l'ha colpita di più di questi ragazzi? Anche dei bicchi, perché poi a agosto metteremo la scrittura dei bicchi. Ma noi più che altro vediamo le scritture, cioè vediamo il profilo, non è che vediamo loro, perché è la prima volta che li vedo qui davanti. Ma cosa vuol dire? Ora che li ho visti, diciamo pure la scrittura. No, quello è la colpita della scrittura. Ah, della scrittura, quello che mi ha colpito, cioè la loro volontà, la loro energia, la loro tenacia nel proseguire, diciamo, questo obiettivo di correre il Palio di Siena, cioè questo, che è la volontà proprio di loro stessi di conquistare proprio questa cosa nella professione. E qui c'è molto lavoro, loro lo sanno, specialmente, diciamo, per quanto riguarda la concentrazione, per quanto riguarda, diciamo, il loro modo di vivere, l'alimentazione, la ginnastica. È questo che mi ha colpito di loro. Non posso dire uno a uno perché non sarebbe giusto. Bene, grazie. Ci volevi dire... No, io sono sempre quella delle curiosità, da casa, no? Noi siamo a leggere le notizie, quindi oggi si fa il Palio, domani non si fa, oggi forse si corre a Fucecchio, domani non si sa, a Bienti, nella Castiglia Fiorentina. Quanto è difficile in scuderia calibrare l'allenamento di un cavallo, perché un cavallo non è un motorino, quindi, e come spesso magari non ci si pensa. La preparazione, quanto è cambiata? Cioè, io da casa immagino, da profana, ho avuto sì un cavallo, un paio, ma insomma non è che sono un professionista, quindi immagino quanto sia dura, perché ogni giorno ne esce una notizia nuova, quindi... Io penso che il lavoro di scuderia è sempre il solito, diciamo, la routine sia per noi che per i cavalli. È vero che tutti questi cambiamenti e spostamenti cambiano un po' le cose. Per i cavalli penso sia un po' più facile, perché comunque anche tutti di noi, anche se siamo soli, a parte magari Marco, Giovanni, hanno cavalli, insomma, da Giuseppe, Carlo, che corrono in ippodromo, però anche noi, per quei pochi cavalli, insomma, che ce l'abbiamo per il discorso dell'ippodromo, l'abbiamo fatti correre in questi mesi, che almeno poi correndo in ippodromo entrano in competizioni, in preparazione e tutto. Se poi c'era un discorso di provincia, okay, i cavalli erano pronti, e per noi uguale. Io penso noi ci siamo allenati, si lavora la mattina come ci fosse il Palio domani, diciamo. Secondo me quello è cambiato poco, chiaramente, e cambia che non ci sono le corse in provincia, per noi, per mettersi in mostra e tutt'altro. Se posso, infatti, prego. No, io. No, niente, Claudia chiedeva com'è l'allenamento dei cavalli con le corse, così, se ci sono o non ci sono. È difficile, la verità è quella, perché ci si alza la mattina e non si sa se tra 10 giorni si corre a Fucecchio, forse, tra 15 a Asti, forse, e uno un programma non lo fa mai definito. Le cose si sanno una settimana prima, non sarà colpa di nessuno, però non è doppiamente difficile
se prima era difficile arrivare all'obiettivo, così è più doppio dura, più difficile. Ecco. E anche perché emotivamente bisogna essere sempre pronti noi, pronti cavalli, a qualsiasi evenienza, perché c'è una corsa a Falegnano tra 10 giorni. Va bene, ci scrivo il cavallo e tutto, però se non era pronto in 10 giorni non è che lo preparo. No, secondo me c'è anche un altro aspetto, oltre, perché nel senso si parla solo di cavalli, ma secondo me c'è anche un altro aspetto. Secondo me c'è anche l'aspetto dei fantini. No, certo, cioè, per amor di Dio. Io almeno per come vivo l'allenamento, io a me mi piace prepararmi per gli appuntamenti, diciamo, clou in un determinato modo. E per arrivare pronto a un appuntamento bisogna fare un allenamento mirato per quell'appuntamento lì, secondo me, perché cioè, non veniamo a prenderci in giro, cioè, non è che ci si allena tutto l'anno al solito modo, cioè, perché se te t'alleni da gennaio a tutto fuoco, quando arrivi al palio di luglio, al palio di agosto, sei stracotto, come vale lo stesso per cavalli, cioè, è un allenamento progressivo, quindi quando arrivi in prossimità del palio fai una determinata rifinitura. Io per esempio questa cosa qui l'ho imparata proprio da Andrea. Io ho avuto la fortuna di andarci un annetto e questa cosa me l'ha insegnata lui. Cioè io Andrea dal punto di vista dell'allenamento lo vedevo come un dio, perché per me, cioè, il modo suo di allenarsi era stratosferico, perché lui aveva proprio una cura nei minimi dettagli proprio nell'allenamento, e io per come la vivo io è quello, cioè ha un appuntamento preciso. Prego Antonio. Il fatto anche aiuta tanto anche il calendario, no? Perché noi, cioè, un ricordo degli anni scorsi, ricordo, sono già 2 anni che è tutto sfalsato, diciamo, quindi ora un ricordo, diciamo, no? E il ricordo di questi anni passati, noi ci arrivava a gennaio e si sapeva più o meno il calendario di tutta l'annata. Arrivavi a marzo, iniziavano le corse in provincia, ad aprile i primi pali e così via fino a lungo tutta la stagione. Quindi in una scuderia, anche avendo vari cavalli, certi cavalli li indirizzavi per una cosa, certi cavalli li indirizzavi per un'altra. Magari indirizzavi i cavalli che ti servivano per la prima provincia e i cavalli che ti dovevano arrivare in fondo ad Asti, a Castel del Piano, dovevano finire l'annata. Quindi li gestivi anche in maniera diversa. Come diceva Federico, anche per l'allenamento lo facevi mirato in base agli appuntamenti. Per la provincia in un modo, quando poi arriva il palio in un altro. Poi una volta fa il palio di luglio, settembre arriva con uno schiocco di dita, quello sì, però ecco, aiutava tanto il calendario. E ora, come ha detto Rocco, non sai, sì, ti tieni pronto, quello naturalmente è l'unica cosa che puoi fare, però ecco, c'è tanta difficoltà anche a gestire la situazione dei calendari e queste cose, diciamo. Certo, sì. Poi duro quando poi sei da solo, no? Magari ora loro, per Giovanni, anche Marco, che sono insieme altri, devono gestire le cose diverse, no? Te quanti cavalli hai tuoi, Marco? No, ora niente, una scuderia, però cioè, si lavora tutti per raggiungere i risultati, cioè, se si raggiungono i risultati fa bene a tutti, ecco, quindi si lavora bene per quello, cioè, ecco, per come la vedo io i cavalli è come che siano i miei, cioè, lavoro con quella testa lì. E invece te personalmente come lo fai la preparazione, come diceva Federico prima? Ma io mi alleno sempre allo stesso modo tutti gli anni, cerco di farmi trovare pronto sempre, e poi per noi giovani gli appuntamenti non sono scritti, quindi quando sei pronto va bene così. Giovanni, anche te devi seguire anche le direttive che ti dà Giuseppe, no? Sì, sì. Beh. E te personalmente come ti gestisci?
oppure segui l'allenamento di Giuseppe? Cerco di stargli dietro a lui, a seguire il suo tipo di allenamento. Però l'allenamento base è sempre solo a cavallo. Sempre solo a cavallo, non c'è né palestra né corsa né niente. Sto più sta a cavallo e più mi alleno. Che poi a questi ragazzi vanno fatti complimenti, li faccio sempre, li faccio ancora, perché dite, il problema cavalli è un problema inesistente, perché poi quando arrivi agli appuntamenti trovi sempre i cavalli belli, pronti all'uso, quindi hanno solamente fatto complimenti a loro, ma anche a tutti gli altri, perché ripeto, io lo ribadisco sempre, no? Quando vedi i cavalli di questi ragazzi, sono dei cavalli splendidi, tenuti in una maniera fantastica e poi pronti, però, perché anche ora abbiamo visto a Mociano, abbiamo visto cavalli in un certo modo. Addestrati anche, che non è poco. Cioè, ben addestrati. Campe, cavalli, tante attenzioni. Cavalli che sono sicuramente, lo ribadisco sempre, in un certo modo. Intanto se la regia ci manda il filmato di Federico Guglielmi, Mociano, oppure se gli viene più comodo la tratta Corradeschi, sempre di Guglielmi. Ok, eccola qua. No, volevamo Mociano. L'abbiamo lì. Mezzo canter. No, allora la curva in salita. E ora? Mi sembra. Questo è curva. Mi fa vedere, mi fa sedere. Molto bene, anche questa la sorella lo segue bene, in mano, fa un bel passo, dice la seconda la curva che non rischia di scivolare, poi ancora Guglielmi, questo Solino, dietro a lui ancora Enrico Bruschelli. Gli altri non fanno andatura di nessun genere, sono solo loro due che stanno facendo questi tre giri a canter, forse anche un po' meno di un canter, questo ora rallenta, Guglielmi prende avanti ora, Enrico Bruschelli a Spoleto Fresh. Va a superare l'esperto e ambito Rocco Nice. Telecamere spenta, avete visto? Io stavo parlando proprio dell'allenamento che fanno e stavamo parlando in particolare dell'allenamento che faceva Andrea Mari con la palestra di Detto Scuderia. E diceva appunto Antonio, e lui a 43 anni dice mi devo allenare più di uno di 20, giusto? Sì, lui faceva tanta palestra, anche due volte al giorno, cioè proprio era fissatissimo. Però poi anche quando qualcuno gli chiedeva sì, ma se sei il numero uno perché fai tutta questa palestra? E lui ha sempre detto sì, io questa palestra la faccio perché ho 43 anni e devo stare al passo di quell'altri, cioè mi acciacchi e mi devo tenere sempre in forma. Che a 20 anni a me mi ha sempre detto all'età tua a palestra non sapevo nemmeno che forma aveva, è quello. Io l'ho fatta perché anche io ho avuto qualche acciacco, mi ha seguito lui, la verità, la sua troupe, diciamo, il fisioterapista e tutto, e sicuramente ti porta tanto avanti, ti aiuta tanto. Lui mi ha seguito in questo periodo che ho avuto un infortunio, mi ha rimesso al 100 e là mi sono accorto che fa la differenza. Però naturalmente capisco anche che il mio acciacco, diciamo i miei pochi acciacchi che ho avuto, li ho recuperati in fretta e magari poi fra 20 anni mi posso ritrovare i dolori di quando avevo 20 anni. Lui con la carriera ha fatto, acciacchi ne ha preso tanti, li doveva tenere sempre bellini, cioè si doveva tenere bene.
non fermo ci stava mai. No, fermo no, sì, è fermo. L'ho raccontato tante volte, tu se ne sto a ripetere. Senti, ora, se da solo ci avresti tre cavalli, qual è il cavallo, c'hai il cavallo di Andrea? Il suo, dai, il suo tehero, se a livello cioè, affettivo gioia di lei, gioia e delizia. Sì, dai, mi è rimasto, l'hanno lasciato a me, di questo ne vado non fiero di più. Farò tutto il possibile per portare avanti il lavoro che lui voleva fare, cercherò di fare il meglio possibile e niente, ormai ne sono super affezionato. Prima tanto, anche quando c'era lui, perché è un cavallo, ripeto, mi ci sono sempre divertito anche al lavoro e non ho libidine a montarlo. Sì, ci sono tante chiacchiere, il cavallo a destra, a sinistra, fa, non fa, poi nessuno fondamentalmente mai è venuto a vederlo una mattina come lavorava, sicché... Però ecco, ne sono affezionato. Quando vado avanti, mette le orecchie dritte. Lascialo fare. Ma nel dietro è capizzato. Quando vado avanti, mette le orecchie a puttare. Lascialo fare. Lascialo fare. Diceva Andrea, lascialo fare. Va bene così. Senti, Giovanni, invece il cavallo tuo che preferisci? Ma prima mi dicevi un Nihi, ora c'ha... Sì, mi era affezionato anche perché era stato uno dei primi cavalli che avevo montato in provincia. E come ti dice Giuseppe? No, è la prima volta che andavo a Montichano, niente, ho detto vai, vai, ma no, niente, vai. Come andò? No, andò bene, dai, riuscì a uscirne primo, no, non mi era venuta bene. Poi, infatti, come stava dicendo degli acciacchi Antonio, l'avevano fermata perché era... perché aveva avuto un piccolo problemino, ecco, e avevano fermato la corsa. Però sì, mi era affezionato tanto. Quella corsa è cascasti te? No, quella corsa lì è... La verità non me lo ricordo. Ma no, solo anche sua casa. Sì, era su. Ma intanto, ragazzi, io lo dico sempre, quando andate in terra, dico, andate in terra. E tanto più che in terra non vai. E fa esperienza, perché, perché sennò sono dolori. Sai chi ci va, chi non ci va in terra, chi non ci monta. No, ma poi la caduta ti fa, ti mette il cervello in movimento e ti fa capire certe cose, ti insegna quanto vince la volta, forse di più, vero? Prendi, prendi te. No, ogni tanto fa bene anche a cascata. Quando, poi dopo, quando... almeno senza farsi male, però ogni tanto che ti tiene sempre, sempre attento. Quando, quando pensi di essere troppo, allora... Ecco, che va in terra e ti, rimette, e ti ricorda, ti rimette piedi per terra, sì, sì, sì. Ti dà... cioè, invece te il cavallo tuo che ci punti è tuo. Beh, nel senso della scuderia di Carlo, no, è un cavallo in particolare, no, sicuramente quelli che mi fanno vincere, metti quelli vicino. Sicuramente mi affeziono di più. Senti, ha ragione. No, perché comunque ora avvicinami dopo. Molti dicono magari guardano una corsa e lì ha sbagliato, lì doveva fare, però non si rendono conto che tante volte il 90% lo fa il cavallo. Poi il fantino deve essere bravo a non sbagliare, per carità, però quello più bravo secondo me è quello che sbaglia di meno, basta. Vero. Vedete, anche questa deve far riflettere, cioè, perché sono giovani, però sono ragazzi che sanno bene di cosa stanno parlando e non vanno di là con la testa dove pensare di essere arrivati a niente, perché col cavallo in corsa trovi uno e ti rimetti sempre tutto in discussione. Sì, sì. Vero? Quindi... La peggior cosa è pensare io sono qui, principio, ma no, per tutti. Anche eh? Perché i cavalli un giorno sono in un modo, un giorno sono in un altro, quindi a farti il bugiardo ci vuole niente. Te invece, Alessandro Cavallino, che c'hai... Volevo riprendere il discorso di Marco. Prego. Queste sono cose che impari, penso, a tue spese. Cioè, capita di guardare i partenti di una corsa e dire questo, poi arrivi il giorno che ti trovi quello che non ti aspettavi e poi mano a mano, facendo esperienza, correndo, lo impari a tue spese, che sei lì, basta, fai il massimo e poi quello che fanno gli altri non ti deve interessare, te fai il massimo, perché se inizi a pensare questo è il momento e poi lì ti si ribalta la situazione e...
ti trovi un po' spiazzato, e questo penso lo impari mano a mano a tue spese, perché poi ci sei te, la gente vede te, e sono cose che impari, esperienza che entra, diciamo. Benissimo, mi fa piacere questa cosa. Senti, ma ti voglio domandare, la domanda la faccio a tutti, vi girate poi il microfono. Qual è in partenza, va bene, in partenza, qual è il fantino che guardate? Vi capita? In partenza non è che, cioè, ma te intendi il modello? No, no, ma anche cioè, una corsa, no? Fra anapi. C'è qualcuno che guardi e ti dà l'occhio per partire? Vedi, come ti dicevo prima, io non mi sento di dirti se c'è lui, guardo lui. Chiaramente se c'è Jonathan Bartoletti, è uno che la prende sempre, te l'anticipa sempre un attimino, cioè è bravo, è una cosa appurata, è un attimino. Però è come se, come ti ho detto prima, magari prima di montare io guardo lui, poi magari l'anticipa un altro e guarda lui. A parte la corsa, ma anche il rubare, no? Modo di fare, cioè, quando guardi le corse degli altri, e io quello mi sento di dire, guardo un po' tutti, cioè come la prende uno, come la prende un altro, perché magari che cavallo montava, non lo so, e lui una volta l'ha presa così perché montava quel cavallo lì, questa volta l'ha presa in un altro modo. Secondo me c'è da guardare e da imparare da tutti, poi ognuno c'ha il suo modo. Perché quando siamo frana, più a partenza, a volte prima non si partiva nemmeno sorrivo la sella sempre, e c'era una riga bianca via, una riga bianca di dietro, e partivi lì nel mezzo, no? E quindi sì, praticamente sì, e quindi devi guardare sempre l'occhio se lo facevi, perché non c'era un riferimento, certo, del capro. Però ci sono dei fantini che vanno studiati un po', perché ve lo dico come consiglio, no? Da vecchio, perché guardando si può rubare, perché certi fantini fanno determinate cose, non sto a dirle, che se le guardi qualche cosa ti insegnano. C'è stato per esempio Andrea quando ha vinto nel drago, quella è stata una cosa secondo me che gli è venuta con la ciliegina sulla torta, diciamo, una mossa gestita come la penso io alla grande, perché lui entra nei canapi col paraombre, mi pare, in corso d'opera lo toglie, cioè non è una cosa che vedi mai praticamente. Penso anche lì per lì prendere una decisione del genere sia una cosa, una responsabilità grossa, penso, e poi una presa di posizione, una decisione di carattere, dice io me lo sento così ora, via. Magari ci hai pensato 4 giorni, non lo so, a lui gliel'avrà raccontato come prenderla, gli metto questo, Andrea gli metto Tante quello. Si conosce un po' tutti, non era uno da cambiare tanti morsi, non voleva tante cose intorno, sicuramente l'aveva provato, perché il cavallo muovendosi dentro i canapi aveva detto ma se lo levo, ma magari gli ha fatto l'incontrario, magari un po' si parava per la situazione della mossa che si era creata, e sicuramente poi tra il suo ragionamento non voleva niente di tutti questi affari, come li chiamava lui, e per la situazione si era creata, lui automaticamente leva ogni cosa. Come dici di guardare, per esempio vedi che lui ha gestito la mossa in un determinato modo e ha preso un tempo di mossa bellissimo, come Giuseppe nella lupa, una cosa eccezionale, penso, bellissima da vedere. Uno come Jonathan che parte sempre quasi davanti, prende delle mosse stupende, guardi un po' tutti. La mossa, le traiettorie, Giovanni, le mosse, ma anche le traiettorie, la strada dove passare, no? Anche in provincia, non solamente in piazza. No, c'è sempre da come ha detto Alessandro, sì, c'è sempre da imparare, da partire dalla mossa, dalle traiettorie, dal controllare il cavallo, da tutto. Infatti, come ha detto... Vediamo se sei un buon osservatore. Il tuo maestro fa una cosa in particolare quando è in partenza. L'hai vista, vale? Ma quella di cosa ti stai riferendo? In partenza fa sempre un movimento. In partenza che lascia un po' aspettare, fagli fa aspettare un po'. Siamo come a scuola. Sì, eh? A guardare.
Sì, è lui. Che li fa aspettare un po'. Li fa aspettare un po'. Sì. Poi ne faranno. Perché ha anche un pregio, no? È quello di stare, di essere freddo, di non sentire assolutamente la corsa. Più va, più passa il tempo e più si rilassa. Sì, è vero, l'ho notato. In molte corse. E lui ti ha detto niente, te la spiega, perché la partenza poi è una cosa che la puoi migliorare, ma se non hai l'istinto non parti bene. Sì. È vero. La dose. Prendi. Sì, poi secondo me ci sono diversi fattori. Però. Io penso, come dicevi te, che secondo me la partenza è una dose, cioè nel senso la puoi migliorare, ci puoi lavorare come ognuno di noi, anche quelli bravi magari lo fanno, quelli partono sempre primi di sicuro, però io penso sia veramente una dose. E dicevi dei fantini, secondo me anche nel passato, che provi a guardare i pali e tutto, uno come Dario, penso che lui in partenza lo dico, guarda. No, cioè non padellava mai, però se lo guardi te magari non riesci a fare le solite cose, o magari tante persone che se poi ci guardano magari li torna in mente, dicevano guarda il canape quando si abbassa, sì, non sta a guardare magari, oppure guarda quelle c'è accanto, guarda, scusa, cioè, capito come? Io penso sia una cosa. Ti interrompo un attimo solo. Quando io montai la prima volta in piazza per la tratta, Calabino disse: ti provo a battere nel canape perché ti ammazzo. Ti ammazzo, fra virgolette, naturalmente. No, se no, il calcio del culo, guarda sì, però si è imparato. E teme, lui mi disse: ascolta, quando senti brum, fianca. Capito? Perché brum è. Sì, infatti, sì, è così. Dici proprio l'orecchio a. C'è chi dice. Ma io ce l'avevo la partenza. Guarda proprio, guarda anche le gambe del fantino di rincorsa, magari. Sì. Però sono tutte cose, secondo me, della partenza che o ce l'hai, cioè proprio una dote che hai. E se no è difficile, ecco. Io invece la penso in un altro modo. Io invece penso che più che la dote della partenza, secondo me la dote principale dei partitori è quella di tenere cavalli al canape in un determinato modo, perché la partenza bene o male si fianca tutti, nel senso si fianca discretamente tutti. Secondo me la differenza vera dei partitori la fa il tenere il cavallo al canape. Cioè, sì, ma è una dote, Fede. Sì. No, ce l'hai, è una dote, però, riesce, se non ce l'hai. Sì, però è una dote, però è diversa la cosa. Cioè, non è tanto la partenza in sé per sé, è il tenere il cavallo al canape. Che, nel senso, ognuno ha il suo modo, perché se te analizzi attentamente, Bartoletti ha un modo di tenere i cavalli al canape tutto suo. Colagé aveva un modo di tenere i cavalli al canape tutto suo. Bastiano aveva un modo di tenere i cavalli al canape tutto suo. Secondo me la differenza la fa quello, perché se te riesci a tenere il cavallo sempre bello dritto, sempre bello concentrato, i momenti da sfruttare per partire sono più tanti. Sì, se invece te cominci a girare la destra e sinistra è più facile che ti lasciano. Quello è vero, però nei pali passati fermi al canape non c'era nessuno, eppure qualcuno chiappava al momento quando se lo sentiva, boom, via. Ora, i cavalli sono tutti più ora si parlava di Dario. Se te guardi i pali ha fatto Dario, io l'ho sempre visto girare la po', io l'ho sempre visto sempre lì petta al canape e ma fa lì una partenza. Io nel senso, ho avuto anche la fortuna di lavorarci con Dario, a volte se ne è parlato, però sta anche che un fantino partitore monti un cavallo che non è svelto a partire, che si muova tanto, come dice Federico, certo. A voglia il fantino sia partitore, ma se non sai il cavallo giusto non parti mai. Certo, però cioè, la differenza come magari di cavalli, come magari ci sono i fantini che non hanno questa dote da partitore, ci sono quei cavalli partono il cavallo, la certo. Rincorsa lo guarda il cavallo, non il fantino, detta attacchi, certo, ti porta quello, via, senti, sì, sì, quello sono d'accordo, però secondo me la differenza vera e propria la fa, cioè a volte vedi dei fantini che magari hanno un cavallo che non gli sta il canape, gira a destra, a sinistra, senza far nome perché non sarebbe giusto, no. Ma
e a volte magari le vedi montati da un altro, boh, si mettono lì, le lasciano tranquilli, stanno fermi, sì, pronti via, poi magari non ci vanno in testa, però partano tra primi e magari con qualchedun altro partivano ultimi, sì, sì, capito? Vero, sì, sì. Secondo me sta lì la differenza. Sì, sì. E comunque anche per dire, ora vabbè io ci sono stato, però da Jonathan, come diceva Alessandro, e riprendendo il discorso di Federico che dice avalli il petto al canape, fondamentalmente è sempre meglio, perché comunque sia, come dice Antonio, se un cavallo magari non è partente, sì, va bene, però per Dio, dalla mia esperienza con Jonathan, lui ha sempre cercato di tenere i cavalli col petto al canape, anche se il giorno del palio monta un cavallo che non è svelto e tutti si sa e tutti lo sanno, cerca sempre di tenerlo dritto pronto per partire parte, però cioè, nel senso, Jonathan e io ci sono stato, ritornando al discorso di prima, non è che si allena a partire, Jonathan parte perché ce l'ha dentro, poi perché c'ha un modo di tenere avanti, ecco, al canapè. Sì, il suo si sa, va bene, come ha detto Alessandro, è un dato di fatto, ci stanno e partano, però anche se monta un cavallo, insomma, cerca sempre di esperienza, sì, e come dice lui, cerca di tenerlo fermo, dritto e che è pronto lì, col petto lì al canapè. Sì, l'esperienza mia, poi insomma, ognuno la pensa come vuole. A me piace questo, e invece ora poi ci presenta quest'altra roba che è mondiale. E invece, parlando di traiettorie, per esempio, c'è, ora ritorno da te, Antonio, perché c'è la traiettoria del Mari che sarà da rivederla. Senti, Antonio, ma te come la sbrighi ora per ricordarti la sua di traiettoria, che veramente era, poi un attimo solo, mentre poi vabbè, dopo, mentre mangiamo, se gentilmente la regia ci fa vedere Giannetti a Mociano, oppure sì, sono messo chiari un velo, chiedo scusa, vabbè, chiari un combe, voi ridete, poi ve lo ridete a tempo opportuno. La batteria di Mociano di Alessio Giannetti, grazie. Ora ci presenta però il piatto. Sì, ma ecco. Grazie. Perfetto, allora serviamo una tartare di manzo battuta al coltello con scaglie di provolone del Monaco, mandorle e una purea di patate viola. L'occhio, se l'occhio vuole la sua parte, l'occhio è riempito bene, e ora ci vediamo anche il palato. Vabbè, noi mentre ci mangiamo questa osina deliziosa, abbiamo messo in piastrillo la signora Rosanna, la cameraman, l'abbiamo messa lì, da sola, tranquilla. Io vedo in diretta la trasmissione. Vedi la trasmissione, benissimo, aspettiamo di vedere questo. Prego, a posto? La Farris, lo prepara lui, tutto il mondo a corsa. Eccoli là, e va via bene, di fuori Andebola, di dentro c'è Bartoletti con Adam Schling, Andebola coppia la curva in discesa, di dentro Bartoletti, di fuori Carlo Sanna, e l'agonismo è a parte di loro. Arriviamo alla curva inserita, avanti Andebola con Carlo Sanna, ferma Bartoletti con questo Adam Schling, andò molto bene, prende avanti Giannetti con Sport de Bruno, che va a fare la curva in discesa, una bella andatura col suo francesino, ancora da aggiustare bene, ci arriviamo alla curva in salita, eccolo qua, Giannetti, dietro a lui c'è Bartoletti con questo Ramassi King, eccolo qua, Jonathan, cioè, ripeto, questo è un cavallo che non ha mai corso, se lo sta aggiustando, se ne parla tra un paio d'anni, però i cavalli di Jonathan sappiamo che sono preparati appositamente per questo lavoro, e lo si vede già fin da subito.
Allora, siamo tornati, avete visto il filmato di Giannetti e abbiamo mangiato quello la tartar, siamo tartar, sì. Ma tartar di manzo che era com'era? Squisita, una squisitezza. Fermi, poi c'era una salsina che io scemo l'ho assaggiata in fondo. Viola, ma no, Camillo, la biada non è fatta a pesciugli. Si dice così. Era meravigliosa, grazie. Infatti io sono un somaro perché non ho mai vinto il palio, quindi sono un suo con le orecchie lunghe. Allora, ritornando a parlare di rubare, delle traiettorie, dicevamo, e te ora mi trastrighi che lui da lassù ti guarda e dice ora devi passare di lì. Qualcosa ha provato ad insegnarmela, ho provato a rubargliela anche il lavoro negli allenamenti. Io spero di riuscire, quando mi daranno la possibilità di dimostrarlo, spero di riuscire a farlo vedere. Poi si starà a vedere. E quella è la traiettoria birba. Che non è da tutti fare quella cosa là. E Rocco, parlavamo di partenza, te sei stato, abbiamo detto con Giona che in partenza era un fenomeno. Era perché non si vorrebbe più. È un fenomeno. E invece le traiettorie, dove chi c'è che gli dà l'occhio e dice Madonna ma passati lì, però è bello. Come si è detto ora, Andrea, insomma, per quello era parecchio avanti. E comunque, insomma, ce n'è anche altri che parlano da soli i risultati poi, no? Bene, allora parliamo di traiettorie, Giovanni. Traiettorie, l'ultimo pari ha vinto, dimmi dove è passato Giuseppe. Quella era una bella traiettoria davvero. Quella però è vero come ha detto Rocco, no? Noi abbiamo... Ha detto un sardo? No, francese. No. Sì, perché io non ho capito niente. Sì. niente. Traduzione, please. Abbiamo detto prima, no? Mezzi toscani, mezzi sardi. Però che... Scusami. No, niente, è vero. Quella è stata una bella traiettoria. Cioè, dato che parlavano anche di Andrea e delle traiettorie di Andrea e Jonathan che è partitore, lì è stata veramente sia una partenza che una traiettoria bella. Giannettino, prego. Dire, hanno detto tutto loro. A me, ti dico la verità, a me piace molto Luca Minisini, come sia come montava a cavallo, come ha interpretato i suoi pali. Poi ci sono anche tanti altri a parlare di traiettorie che è anche un po' nel passato, però insomma io ho guardato tanto i pali suoi. Poi tra le traiettorie c'è la domanda birba di Claudia. Vabbè, quella l'ha fatta. Fagliela fa. Prima quando eravamo a telecamere chiuse. Però la puoi fare, vai. Fagliela fa telecamere. E rispondiamo, tanto siamo tutti insomma grandi e vaccinati, no? Poi la siamo anche in tema. No, mi chiedevo appunto, questi ragazzi hanno fatto una prova, sì, qualcuno di loro, le batterie, ok, in piatta si esce dall'entrone, quindi è un luogo, insomma, lo sottolineerete anche voi, anche chi non è senese. Ci sono i colonnini in piazza, quindi bisogna farci i conti. Ci si fanno prima, ci si fanno lì per lì, qualcuno ha dato qualche insegnamento. Ci si fanno lì per lì, non hai paura. Ci si fanno lì per lì, non ce le fanno né prima né dopo. Lì il conto se lo presenta lì per lì. Ma io penso che comunque sia una cosa formativa, perché come diceva prima Camillo, e come si diceva prima con Camillo, cioè a cavallo è un casca che non ci monta, perché è inevitabile, nel senso, se pensi di essere Cristo in terra che monti a cavallo non caschi mai, cioè, nel senso, c'è chi casca di più, chi casca di meno, ma nel senso, io penso che in piazza picchiare un colonnino o comunque cascare, io penso sia si sposta, no, ci hanno provato in diversi a spostarli, però però non ci è riuscito nessuno. Silvano l'aveva preso il colonnino al casato, però non gli è riuscito a sbarbarlo nemmeno a lui.
Però guarda, allora, guarda, io mi ricordo sempre una frase che mi disse Andrea mentre ci si allenava, e è sacrosanta verità secondo me. Lui diceva a me che a Pon Colonnino fo pediti per la tratta mi girerebbe le scatole, a che a Palo del Giorno del Palio lo piglierei anche a tracolla. Perché, nel senso, perché perlomeno torni a casa con qualcosa, capito? E invece giù una lata torni a casa con del bischero. Ma come diceva la signora, prima diceva lei, signora, il pepe... Se non si gratta non dà sapore, quindi una grattatina non fa male a nessuno, direi, no? Però mi raccomando, nessuna distrazione, è quella che magari frega poi, no? Io penso, Camillo, che ha detto lei, cioè il colonnino ha detto, però penso sia il bello della traiettoria. Se no non si parla di traiettorie, no? Se a Pian delle Fornaci c'è lo steccato di plastica, si passa tutti di lì, basta. Infatti, è bello della traiettoria. Infatti come lo dovrebbero rimettere anche a Montichano, Colonnino, perché... Ci sarebbe più selezione. Ma perché Avalli, non è neanche formativo per Avalli, non fai la traiettoria, poi magari arrivi in piazza e il cavallo ti si butta o ti va dritto, perché cioè, invece devi alzare, impostare, invece se arriva lì tu ti affilo steccato... Scusa, ti interrompo, questa domanda... L'ho fatta proprio a Andrea nell'ultima intervista che facevi, perché io la penso esattamente come te, capito? Secondo me a riangolare, non proprio alla piazza, ma obbligare a dover prendere il cavallo in mano e alzarsi, certo. Lo farei, certo. Perché è per Fantini, certo. Però Andrea disse, sì Camillo, però vedi, almeno lì puoi andare, puoi fare, capito? Non era da... Non, e c'erano stati poi, io penso non era da scusa ti facevo io prima perché io me lo ricordo quando me lo diceva talmente il giorno del palio, o bene o male comunque ritorni a casa qualcosa il giorno della tratta o delle prove di notte, ritorni a casa col bischero se chiappi un colonnino, sì però ecco c'era stata fatta questa cosa, c'erano andati a Montichano tra quattro Fantini con gli addetti del comune, appunto per vedere. Io ribadisco che secondo me invece dare un'angolatura, una leggera angolatura a Montichano per permettere e obbligare Fantino e Cavallo di prendere mano e alzarsi, io... Lo farei. Ma infatti, giustamente con questa cosa osti, io non ti dico mia ci rimette un pilastro di cemento 5x5 e che uno ci si ammazza. Però, come hai detto te, obbligare a prendere una traiettoria, perché se no non è formativo né per noi e né per Avalli. Anche se ci metti un'angolatura, sempre lo steccato di plastica, ma un'angolatura che ti costringe a impostare, allora a quel punto diventa formativo, se no è, nel senso, è come andare a scuola senza libri. Vedete, io credo che questi ragazzi vi stanno facendo vedere delle cose importanti e vedere che sono ragazzi veramente in un certo modo, capito? E questa che stanno ripetendo tutti, perché lo stanno dicendo, sta dicendo lui, ma lo stanno dicendo, acconsentendo tutti a quello che dice. Prendi pure. Di buono, come diceva in piazza, ci sono i colonnini. Di buono c'è quello che si sa che ci sono. Poi secondo me lo fa anche parecchio il cavallo che monti e la tranquillità e la lucidità che c'hai addosso in quel momento lì. Quando stai arrivando lì, se sei lucido da fare certe cose, allora non lo prendi. Non ci sta che lo prendi anche. Vabbè, sai, poi sai, sarebbe da fare, io sempre pensato. Però io appunto volevo dire... Camillo, una cosa. Prego, certo. Che ti interrompo. Assolutamente. E ti fa un po' di polemica, diciamo. È vero, mettiamo i colonnini a Montichano e via discorrendo, però purtroppo il palio è cambiato. Ai tempi vostri, io ribadisco questo, c'erano le corse da tutte le parti, tutte, partire da Monteroni e c'era i premi, da Badia di Montepulciano, da Acquaviva. Si partiva da aprile, agosto a casa. Bravo. Ora purtroppo per noi, anche per mettersi in mostra, vai a Mociano e la pista non è agibile per fare determinate cose.
diciamo una pecca grossa che hanno Montigiano, io dico ora come ora, visto che non c'è il pari, non c'è niente, meno male non si è fatto, perché era due anni non ci si metteva le mani e volevo vedere com'era la pista. E poi anche per noi si va lì, giustamente prepariamo i cavalli per i proprietari, noi che siamo giovani, diciamo, no, che si deve, bisogna mettersi in mostra, sì, che fai, metti una mano, diciamo, al culo e le dai la via e poi speri vada tutto bene, no, cioè, e così è tutto vero. Però secondo me sono cose che è impossibile oggi a metterle in pratica. È più facile fare, guarda, ora si va a Legnano sabato e domenica, è più, secondo me, costa meno, ci si dà la via tutto l'anno perché ci si può fare le corse, fare una pistarella come quella di Legnano, con quel terreno, con quelle traiettorie, che lì le vedi gira cavalli, perché se non c'ha cavalli che girano, lì va dritto, io la penso così. Questa è una cosa, ma infatti quella, scusa Hamid, io la penso come lui, la, se ne è sempre parlato anche andare alla scuderia da Jonathan, che secondo anche lui, insomma, anche secondo me sarebbe invece un bel investimento fare una pista del genere a Siena, e magari anche, cioè, ora io la discesa e la salita magari lì non la puoi fare perché se metti quel terreno magari, però anche in piano, guarda, con delle curve importanti, cioè nel senso delle uve impegnative. Interrompo, basta, basterebbe aggiustare la pista del trotto di Pian dei Fornaci. Sì, sì. È più o meno. Sì, però cambiare anche il terreno. Sì, sì, assolutamente, sì. Però se si vuole fare una cosa, se si vuole fare una cosa tipo come Mociano, addestrare il cavallo. Mociano, quella terra lì non ne parliamo. No, però per dire, se si volesse fare una cosa, cioè il protocollo prevede Mociano, che è Piazza del Campo, e quindi lì si vede, bisogna impostare, bisogna. Però si potrebbe, per dire, un bel investimento sarebbe fare una pista anche in piano, perché sennò poi il terreno non, quando piove e tutto non si può fare, però prove, con le curve del c'è Montigiano e si va quella pista lì. Sì, però con curve impegnative, con curve che si può impostare, e magari non farci le corse, ma farci il Mociano della, ma in una pista come Legnano ci può fare anche le corse, sì, secondo me. Certo, no, io ti ho detto, cioè, io ti ho detto invece di fare le curve tonde, magari farci anche dei colonnini da dove impostare, sì, da dove ci provare i cavalli, invece di farci le orde, certo, farci gli addestramenti per i cavalli, però con un terreno anche idoneo, poi arriva in piazza, perché lo vedere fuori duro e si corre, se c'è fissato Mociano di aprile si corre, anche se diluvia, anzi è vero, è vero, se diluvia sì che regge, sono d'accordo, i cavalli da piazza galoppo sul duro, ma questo è un discorso, più che altro anche fare una pista da farci sia gli addestramenti di Pomociana al canapo, portarli lì piano piano, e nella stessa pista correrci, non andare una volta a Montigiano, che è totalmente diversa da Mociano. Sarebbe da fare una pista con un fondo buono che più o meno ti regge tutto l'anno. Ora poi se piove una settimana non ci si può andare e va bene, però sarebbe da fare una pista con i colonnini molto simile a piazza e correrci, perché come si diceva prima, questi cavalli prima vanno a Mociano, c'è il colonnino e li impegni, poi a Montigiano passi attaccato allo steccato, sicché vedrai si fa poco. Ora mi dispiace dover interrompere, siamo arrivati al dolce, c'è questo dolce qui che è una cosa buona, una bella assaggiata signora, però siamo arrivati in fondo alla questa lunga diretta, che io ripeto, ha fatto vedere dei ragazzi veramente in un certo modo. Quindi io ringrazio la dottoressa Lucia Pardini. Bene, io ho visto dei ragazzi molto propositivi, molto attivi, hanno parlato delle loro della loro esperienza, ma anche dei loro progetti, perché qui è stata fatta anche un po', volendo fra virgolette, un po' di formazione e anche dei progetti, molto bene. Grazie dottoressa. Claudia, grazie. Io ringrazio voi, ma spero che questo sia, cioè, sono stata molto bene, è stato tutto bello, ma spero che sia l'ultimo primo di luglio che vi vedo lontano dai cavalli e dalla piazza.
mi raccomando. Bene, Rocco Betti, grazie. Grazie a voi tutti. Grazie a tutti. Antonio Mula, Gianni Fu, Giovanni Fu. Grazie a voi. Alessandro Cerzosi. Grazie, grazie a tutti dell'opportunità. Marco Bitti. Grazie a tutti. Alessio, un saluto a tutti. Ferio Guglielmi. Un saluto e grazie a tutti. Questa è una trasmissione fatta con ragazzi che hanno fatto solo la tratta, ad agosto la ripeteremo. Io vi ringrazio di averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima e vi lasciamo ai programmi di Canale 3. Grazie e arrivederci.